parleremo di un pedalino che ha avuto un po' di vicissitudine. Sto parlando del TC Electronic Hall of Fame, che è un riverbero digitale con 10 algoritmi e il solito tone print. Perché strane vicissitudini? Chi segue il mio blog sa benissimo che l'avevo preso, poi non funzionava, l'ho restituito e ne ho preso un altro. È un riverbero molto interessante. Voi direte: cosa me ne faccio di un riverbero? Beh, chiaramente sui distorti molto poco, mi basta quello del mio amplificatore, il Black Star, però sui puliti voglio qualcosa che apra di più il suono e col quale possa fare degli effetti particolari. Poi io sono assolutamente innamorato di un tipo particolare di riverbero, che è il cosiddetto plate, che non so perché mi piace tantissimo. È la simulazione, o meglio l'algoritmo del plate, su questo TC Electronic c'è. Ma andiamo ad ascoltare tutte le modalità. Adesso in rassegna i vari algoritmi dell'Hall of Fame della TC Electronic, cioè andiamo a sentire i vari tipi di riverbero. Iniziamo con il riverbero chiamato Room, che simula una stanza piccola arredata. In questo ambiente le riflessioni vengono quasi del tutto assorbite dall'arredamento. Allora, prima vi faccio sentire il suono senza riverberazione alcuna. Uso un suono abbastanza percussivo per farvi sentire appunto la mancanza di riverbero. Un suono molto secco, senza il benché minimo riverbero. Inseriamo adesso l'effetto, lascio tutto a ore 12 e sentiamo. Avete sentito proprio un reverbero molto corto, tipico di una stanza molto piccola. Passiamo adesso ad un nuovo algoritmo, l'algoritmo Hall. L'algoritmo Hall è forse il più famoso, comunque uno dei più usati. È un riverbero molto più ampio, ma dalla diffusione abbastanza leggera, quindi simula degli ambienti di grandi dimensioni con un sapore acustico tutto loro. Vi faccio sentire sempre il suono ancora abbastanza percussivo, senza l'effetto inserito. Inserendolo adesso sentirete come molto più ampio rispetto al room di prima. Già che sono su LOL, uso questa simulazione per spiegarvi le altre manopole dell'effetto. Allora, vabbè, questo è il livello dell'effetto, quindi lo lascio ore 12, di qui avremo il massimo dell'effetto e di qui naturalmente nulla. Rimettiamolo a ore 12. E il parametro decay, lo dice il nome stesso, serve a indicare la quantità di riverberazione, quindi avremo un minimo da questa parte e di qui invece aumenta fino al massimo. Forse la manopola più interessante è quella del tono, che mi permette di schiarire o scurire di molto la riverberazione. Anzi, lasciamola ancora abbastanza evidente, così si sente. Spostiamo il tono di qua e avremo una riverberazione molto scura, mentre di qua si schiarisce. Come sentite, il suono si apre di più fino a un massimo. Di qui invece avremo tutto scuro. Si percepisce molto bene la differenza anche sugli arpeggiati.
è scuro, faccio la stessa cosa sul chiaro, sentirete la differenza. Questa levetta invece serve per il pre-delay, cioè serve per praticamente calcolare, o meglio simulare, il suono che passa da quello diretto a quello effettato. Abbiamo l'impostazione short e l'impostazione long, insomma è per avere il suono più diretto in faccia o meno diretto. Così è nella posizione short. Long. La differenza è molto sottile. Passiamo adesso alla modalità plate. Allora, prima dell'avvento dell'era digitale, il riverbero era ottenuto appunto o con il sistema molla oppure con delle grosse placche metalliche che davano origine proprio al plate reverb, che era un riverbero molto molto particolare, che se devo essere sincera a me piace molto, anzi potrei dire che ho comprato il pedale proprio per questa modalità. Sentiamo sempre prima il suono pulito. Mi piace molto anche esagerare con questo effetto, perché si ottengono delle sonorità secondo me molto interessanti. In un'altra vita riuscirò a imparare a suonare anche questo brano del grande Jeff Beck. Passiamo adesso alla modalità church, che come dice il nome indica quella di una chiesa, quindi un riverbero molto molto ampio, molto come potrei dire diffusivo, e anche con una sua sonorità particolare, perché le chiese sono fatte in marmo, pietra. Questo è il suono pulito, ecco il suono effettato. Come sentite, la coda è molto 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 lunga. Adesso passiamo alla modalità chiamata mod. Chiamata mod perché solo sulla coda del reverbero aggiunge una modulazione. È un effetto abbastanza interessante quando si vuole avere un reverbero molto evidente. Così è senza e così è con. Sentite proprio sulla coda del reverbero come si sente molto bene la modulazione.
posso metterla ancora più in evidenza.